che il fatto è solo uno. O friggi alle 9 di sera, in una serata fresca, o non friggi più. Non avevo ancora fatto una parmigiana a mille, nel senso che ne avevo fatta solo una, non so se ve la ricordate, quella light, vegana, con le melanzane grigliate. Ma Mire voleva proprio una parmigiana di quelle belle fritte. In realtà io la faccio sempre con il pan grattato, ma ne avevamo davvero poco. E allora questa volta le melanzane le ho infarinate. E devo dire che era buona lo stesso, ma preferisco sempre di più la mia classica, passata nel pan grattato e con tanta mozzarella, parmigiano e basilico. E c'è da dire che friggendo di sera c'era anche Mire, la quale poi mi avrebbe aiutata a pulire tutta la cucina. E non siamo andate a dormire finché non l'abbiamo pulita, in modo che al mattino ci fosse meno odore di fritto possibile. Siamo ancora nell'ultima settimana di agosto. E so che lo sto ripetendo in ogni video, ma che magari non tutti guardano tutti i video. E quindi questo è il motivo per il quale lo ripeto. Perché in questo momento io dovrei essere al mare. Quindi, come sto dicendo ultimamente in ogni video, questi video io sono davanti rispetto a voi di 2 settimane. Per il nostro anniversario ho chiesto a Mire di regalarmi questa radio. E ne sono davvero molto, molto entusiasta. Ogni mattina quando l'ascolto, per me è un pochettino un tuffo al passato. Perché mi sta facendo pensare al fatto di non avere il controllo. Spiego meglio. Era davvero da una vita che non ascoltavo la radio, e alla radio ascolti quello che la radio decide di trasmettere. Puoi sicuramente cambiare stazione, ma non è detto che continuando a cambiare stazione tu trovi la canzone, la musica o le notizie, come in questo caso, che decidi di voler ascoltare. Quindi ascolti quello che trovi. E che siamo davvero tanto abituati ad avere internet, ad avere Alexa, telefonini, iPad, iPod, computer, Netflix e chi più ne ha più ne metta, che se ci pensate siamo sempre noi a decidere che cosa mettere, che cosa guardare, che cosa ascoltare. E con la radio mi sono resa conto che è una cosa diversa. E questa cosa mi ha fatto proprio riflettere. Un altro motivo che mi ha spinto a farmi regalare questa radio è stato anche proprio il fatto di andare a staccare la connessione wifi. Ce l'ho sempre. Però diciamo che oramai l'attivo solo quando decido di caricare un video, ovviamente, su YouTube, oppure guardarlo. O guardare Netflix. Credo che il trucco sia quello di andare a poi trovare la tua stazione preferita. Io so esattamente che tipo di stazione sto cercando. Sto cercando una stazione che mi dia notizie e che mi tenga aggiornata, in quanto il telegiornale al TV non riesco proprio a vederlo ed è più di un anno che non lo guardo. Perché non riesco a guardare le immagini. Credo di non aver mai lavato le lenzuola in una settimana così tante volte come è successo in questi ultimi mesi. Le lavo 3 volte a settimana,
forse è capitato anche un giorno sì e un giorno no. E nel periodo di luglio c'è stato un periodo che le ho dovute lavare tutti i giorni. Mettevo ovviamente il lavaggio eco, quello breve, un risciacquo da un quarto d'ora. Ma è che ho delle caldane assurde, quindi al mattino mi sveglio in un lago di sudore. E ogni tanto capita che non riesco ad alzarmi. Al rientro dalle vacanze ho di nuovo delle sedute dal fisioterapista, dove andremo un pochettino a fare di nuovo un po' di ginnastica. Evidentemente quella che faccio da sola ci siamo rese conto che non va bene. Anche perché ultimamente, quando mi siedo, se sto seduta più di 20 minuti, alzarmi dalla sedia, dal divano o dalla macchina diventa davvero un problema. Non siamo ancora riusciti a capire bene qual è il problema. Anche perché, appunto, al rientro dalle vacanze ho anche la visita con, non mi ricordo, quello che guarda i muscoli, insomma, qualcuno che mi guarderà le gambe. E cerchiamo di andare a fondo su questa cosa. Questa mattina sono poi andata a preparare il sugo, uno semplice di pomodoro e basilico, tra l'altro con della salsa comprata al supermercato vecchia che avevo ancora lì, in modo da poterla finire e poter poi iniziare ad utilizzare quella nuova, fresca. E l'altro un ragù, perché Mile era già da un mese, tipo, che mi chiedeva un piatto di pasta al ragù e non si ricorda qual è l'ultima volta che l'ha mangiato. E che con il fatto che cerco di evitare carne e latticini, evito proprio anche di comprarla, perché alla fine dei conti a me la carne piace. Sono cresciuta con la carne e con i formaggi. Ma sappiamo che nel mio caso non è molto indicata, anche se sappiamo che in realtà non è indicata per nessuno. Mi sono anche resa conto di non avere in casa il vino. E quindi l'unica cosa che c'era era una bottiglia di prosecco, calda, messa via lì. E ho detto, perché no? Proviamo a fare il ragù con il prosecco. Il pomeriggio è poi arrivato in un batter d'occhio. Subito dopo pranzo siamo uscite, siamo andate all'Eurospin a comprare le teglie, queste teglie usa e getta, perché avrei fatto tre teglie di parmigiana. Una classica con mozzarella e parmigiano. Una vegetale con la mozzachicca, il grattugiato vegetale e il lievito alimentare. E la terza con mozzarella senza lattosio e parmigiano. Ed anche il ragù si era raffreddato, così l'ho messo via in quattro contenitori. Uno l'avrei tenuto per l'indomani, cioè oggi, il giorno esatto in cui sto registrando, e gli altri li ho messi via in freezer. Come secondo sono poi andata a preparare delle semplicissime, velocissime cotolette di ceci,
ricetta che ormai faccio da tempo, presa dal canale di cucina Bottanica. Io metto farina di ceci, acqua, sale, spezie a piacere. Con le mani poi di olio, quindi mi olio prima le mani, vado poi a passare l'impasto, che è molto appiccicoso, nel pan grattato e poi lo stendo sulla teglia della carta da forno, cercando di formare delle forme di cotolette, proprio la classica milanese. La ricetta originaria non è così, perché richiede l'aggiunta di amido di mais o di riso, non mi ricordo. Io in realtà non l'ho mai fatto e le ho anche, tra l'altro, fatte quasi sempre al forno, non le ho mai fritte e mi sono venute lo stesso. E mentre le cotolette e le patate finivano di farsi, le parmigiane invece stavano raffreddando, Michi e Mille stavano alzando le porte ed io ne ho approfittato, visto che c'era il cacciavite lì a disposizione, per andare a svitare queste lampadine e poi lavarle. Noi con questo video speriamo semplicemente di avervi fatto un po' di compagnia e soprattutto che la compagnia vi sia piaciuta. Nell'augurarvi un buon inizio settimana, vi do appuntamento a mercoledì prossimo qua sul canale. E se invece avete Instagram, ci trovate su Instagram, dove condivideremo quelle che sono le nostre giornate. Sperando che in questo momento, dove voi state guardando il video, e lo sto guardando anch'io, leggendo i vostri commenti, in realtà, dove io sia, ci sia il sole. Un abbraccio grande e noi ci vediamo mercoledì. Ciao!